sull'ospedale di Termoli, per esempio, so che sono arrivate 7 richieste di ginecologi perché mi sono attivato personalmente a cercare di fare arrivare dei ginecologi, tanto è vero che ad agosto abbiamo fatto riaprire un bando breve, proprio dopo le dimissioni del facente funzione dell'ospedale di Termoli, ed oggi ne sono arrivate 7 di queste persone che sono intenzionate a venire a rilanciare il punto nascita. Il Balduzzi dice che se si supera il numero di parti, quel reparto può rimanere aperto, non è uno di quelli che grava sul peso della sanità, quindi è solo un discorso di riorganizzarlo. Se si dice che si potenzia Termoli e poi si fanno gli accordi di confine è semplicemente una farsa, perché gli accordi di confine porti a Roma quello che Roma finora sta imponendo, cioè fare gli accordi di confine e chiudere il Santi Monte.